Quest'uomo di 53 anni è Saul Steinberg, il più celebre disegnatore umoristico del mondo. È nato a Bucarest, si è laureato in architettura a Milano. Ha soggiornato in Italia dal 1933 al 1940. Vive a New York. Dal 1936 al 1939 disegnò per il Bertoldo. Poi le persecuzioni razziali lo indussero a partire per l'America. Il suo mondo figurativo ha ispirato vari accostamenti e ha suggerito altrettante origini: gongorismo, barocchismo, onirismo surrealismo moltiismi Steinberg li rifiuta tutti Picasso, Clé, Joyce, Kafka troppi geni Steinberg rivendica soltanto il suo Questo incontro realizzato in uno spazio e in un tempo assai angusti è il frutto di un singolare compromesso con il suo paradossale protagonista Non più di 20 domande Nessun accordo preliminare. No ai rifacimenti. Rifiuto di ogni teatralità. La massima concentrazione logica, l'essenza concettuale ed umana di quell'irragionevole, ma stimolante compromesso. Dunque. Ecco, i funghi di cemento che spuntano dall'asfalto dei nostri tetti, belli, eh, sono i musici, i servi della casa, i cassoni dell'acqua, insomma. Questo strano paesaggio è un po' il simbolo della città, una città ca capovolta, che ha messo i cortili in aria, che vive a rovescio, insomma. Tutto intorno, come può vedere, tutto intorno ci sono i labirinti verticali, in Europa si chiamano case, e sono verticali per via degli ascensori, che altrimenti non servirebbero. E... Dentro, dentro questi buchi, queste case, ci sono, ci sono migliaia di minotauri che stanno a guardare la televisione. Perché ha una visione così disumana della città? Ma perché i minotauri sono coloro che si sono rassegnati a vivere in una città, una specie di città perfettamente organizzata come un labirinto è come come se fosse uno schedario sapendo il numero della strada dove uno abita si può capire subito la sua condizione sociale e cioè quanto guadagna che moglie che specie di moglie ha, eccetera sì eh, sì quello che li rende mostruosi è il fatto che sono professionisti di questo labirintismo che non cercano per nulla di salvarsene ne hanno fatto un mestiere la professione di vivere lungo la canna degli ascensori tutta la vita Perché ha dichiarato che l'America è il suo paese? Proprio perché qui non si fanno tante storie sulla... insomma non, si, non ci si illude in America che la vita sia una cosa romantica, una cosa che si possa recitare a soggetto. Qui la vita è veramente quella cosa penosa che dobbiamo sopportare. Questo è un paese stoico, mentre altrove questi labirinti, queste città, si danno ancora l'illusione di essere come una corte dell'imperatore, una favola. Questo, insomma... È un paese dove si vive senza illusioni. Nessuno qui, per esempio, cerca la solitudine. Un uomo solo che bisogno di nascondersi, a chi si nasconde. Signor Steinberg, lei vive abitualmente in questa casa? Sì, qui lavora d'inverno, però d'estate preferisco viaggiare poi ritorno in questa piccola casa dove però c'è tutto quello che serve per vivere questo è il laboratorio per fare da mangiare e ecco questo sarebbe il tavolo dove mangio e qui alle pareti ci sono dei quadri una specie di collezione fatta con scambi tra amici con l'eccezione di questo falso Mondrian che ho fatto io come una specie di omaggio a Mondrian, ho cercato di impersonarlo, di vedere come potrei sentirmi se io fossi Mondrian. Lo tengo come. come una specie di. per esempio, ecco chi mangia un pollo con grande piacere fa un omaggio a questo pollo. Così io ho provato a impossessarmi di Mondrian. Ho provato a digerirlo. Poi c'è un'altra cosa, secondo me, e cioè l'illusione che non sia completamente falso perché l'ho dipinto io. In questo palazzo e in quell'altro di fronte, credo, abitano 12.000 persone con circa 32.000 cani che vivono insieme con loro. E ho voluto abitare almeno un po' in questo posto perché vivendo qui rimango invisibile è più portato a cogliere la deformazione, il vizio, la malformazione individuale privata o dell'atteggiamento di massa? Io non ho mai, non mi sono mai preoccupato di un individuo solo, di una, di una caratteristica individuale, ma di qualcosa che rappresentasse questo individuo come elemento, come simbolo di un... Di un vizio politico, di un vizio. sociale, insomma. Per esempio, disegnando una donna. facendo il disegno di una donna. Io non ho mai fatto il ritratto di una donna specifica, ma l'ho descritta nei vestiti che questa donna si metteva addosso. nella maniera di agire, nel suo modo. di essere visibile. E. Eh, prendiamo le maschere che. Le donne si mettono, specialmente in America, sono maschere di cui le donne si servono per difendersi, per, per rendersi invisibili, cioè per presentarsi alla società in modo che svia, che altera completamente la loro autentica, la loro vera personalità. E la maschera più comune che si mettono è quella dell'allegria e della buona salute. Perché il, il peccato più grosso che si possa commettere qui in America è di dare segni di infelicità e di malattia. E allora si ricorre al travestimento. È una cosa indecente che si fa, antisociale, quella di lamentarsi, quella di dire che qualcosa va male. Se vuoi farti ascoltare devi dire che stai benissimo. E c'è anche la maschera del corpo, cioè... Una donna vecchia, per esempio, non si veste mai da donna vecchia. Quando arriva il momento in cui la morte incomincia ad apparire, si veste sempre più allegramente. È un modo decente di eliminare la pietà degli altri e di fare di questa tragedia che è la morte uno scherzo. Dunque si vestono da clowns, si dipingono il naso di rosso, i capelli di verde o di azzurro. E queste sono le cose che io disegno, le cose che mi interessano. E il senso di quei collage qual è? Ecco, questi, questi sono finti dischi da grammofono, sono sono fatti di cartone. E sono un po' come i diari di ogni giorno che io incido su un disco, scrivo il mio nome e il soggetto che mi sono inventato. Io sono contro il parlare e lo scrivere e penso che basterebbe spedire e ricevere delle buste. La vista di una busta di posta aerea, dei timbri, dei francobolli, crea un riflesso condizionato, ci dà insomma la sensazione che dava il campanello ai cani di Pavlov. Cioè, ci dà un appetito. Da vista di una busta aerea ci avverte che stiamo ricevendo notizie dall'estero e queste sono cose che amiamo. Ma adesso con questo discorso basta. Ora le mostrerò qualcosa sui libri. Qui c'è un personaggio importante che sta schiacciando con le sue parole questo poveretto. Si capisce dagli ornamenti che sono di natura fastosa e dogmatica. E la vittima è presa come da una macchina che lo schiaccerà. Uno schiaccianoci, come dire, ecclesiastico. Queste donne parlano. Si dicono delle cose senza nessuna importanza. Chiacchierano. Ora. Per descrivere i loro discorsi, io ho fatto un segno che ha in sé qualcosa di automatico, di irresistibile, che mi viene come un, un tic nervoso. È un modo per dire come certi discorsi donneschi siano fatti di parole legate l'una all'altra, senza nessi molto precisi e senza impellenti necessità logiche. Qui il discorso di un cane, semplicissimo. Accarezzato dalla risposta affettuosa di questa donna, che parla come si parla coi cani, insomma. E questo? Ma eh, questo veramente rappresenta una scrittura di tipo dolce: è la scrittura del dolcificatore, di quello che fa i dolci. È un discorso su misura: rappresenta le cose che sono fatte con una forma, con, con lo stampino. Sono dunque dei cliché dolci, politici se vuole. Sono i luoghi comuni dei discorsi politici, ecco. Qui una bambina dice delle cose infantili, espresse con lo stile dei bambini, ed elaborate con una associazione di idee. Questo discorso è infantile è cancellato in modo brutale da una linea fatta col pennello, una linea perentoria. E la brutalità degli adulti che non capiscono i bambini. Questo personaggio. si è creato una biografia. Si è rinchiuso in un paesaggio prodotto da lui stesso. E quello che ha detto, quello che continua a dire, gli serve da piedistallo. È la sua commemorazione, la sua storia. La sua storia, il suo paesaggio, il suo mondo. Questo, è chiaro, è un personaggio rozzo che parla con un insieme di parole sbagliate, e volgari. Io rappresento tutto questo con un po' di sporcizia, con un disegno fatto male, mentre l'interlocutore gli parla in modo allineato e delicato. Sono dunque due classi sociali rappresentate dal modo in cui si parlano. Questo è di nuovo un discorso politico finto. Comincia geometricamente, un equilibrio fantastico di cose che non stanno insieme. La costruzione culmina, questo era essenziale per lui, in una architettura trionfale di bandiere, di nastri, di campanili, un fuoco di artificio architettonico. ...che rappresenta appunto la demagogia. Ma adesso le voglio far vedere un'altra cosa... ...che... Eh, ...dove? Voglio mostrarle un disegno che a me sembra essenziale per spiegare... ...spiegare... ...ecco, è questo qui. Eh, sì. Dunque... Qui c'è un paesaggio confuso, fatto di tante linee. Si capisce che c'è una casa, un albero, una stradina. Il personaggio è chiaro che è sceso da questo paesaggio a quest'altro, che è poi lo stesso, cioè la casa, l'albero, e attraverso il ponte scende in questo mondo strano. Che cosa rappresenta? Per me, questo rappresenta il mondo dell'adolescenza, dell'infanzia, in cui tutto è confuso, tutto è misterioso. Poi si passa a un mondo più compatto e, e grossolano, che è il mondo della persona adulta, della, della maturità. Ora che si ferma qui, finisce la vita in una, una semplificazione che è brutta e assurda. Bisogna uscire da questa semplificazione. È necessario uscirne se si vuol fare della vita una cosa non troppo oggettiva, pedante, ed entrare in questo mondo che è metafisico, un mondo filosofico in cui la realtà sparisce e non è né misteriosa né grossolana, ma dove solo l'essenza della vita rimane essenziale. Questa è un po' la mia evoluzione come disegnatore e spero anche come uomo. Um, Proviamo a parlare di altri disegni? Certo. Um, vediamo un po'. Questi sono i punti interrogativi. Insomma, sono... Oh, Chissà che cosa sono i punti interrogativi. Sono. Qui, per esempio, c'è una donna che è in bilico su una bilancia. Questa donna è nell'atto di colpire questo punto interrogativo, che è il suo problema. Ora, lei non sa che colpendo con violenza, che distruggendo questo punto interrogativo lei stessa dal colpo del martello verrà proiettata nell'abisso. Per me significa questo che l'equilibrio delle persone il più delle volte è dato proprio da un problema. Per esempio, una donna può avere un equilibrio perché continua a rimproverare il marito di non fare abbastanza soldi. Signor Steinberg, il fatto di raccontarsi, di storicizzarsi, di darsi la prova di esistere, Potrebbe anche essere in sottordine un segno di umiltà, cioè di volere descrivere anche i propri limiti. Sì, naturalmente, anche questo. Cioè, non è pensabile che il mondo sia di un'origine completamente misteriosa se abbiamo come testimoni noi stessi. Voglio dire, si può essere umili e allo stesso tempo anche un po' arroganti, cioè, siamo quel che siamo e traduciamo il mondo attraverso noi stessi. Signor Steinberg, consideriamo un suo disegno col suo tratto essenziale. Qual è la superiore moralità del disegno rispetto alla pittura? Oh, nel mio caso, il disegno come esperienza e occupazione letteraria mi libera dal bisogno di parlare e di scrivere. Il. Lo scrivere è un mestiere talmente orribile, talmente difficile, anche la pittura e la scultura sono altrettanto difficili e complicate, per me sarebbero una perdita di tempo. C'è nella pittura e nella scultura un compiacimento, un narcisismo, un modo di perdere il tempo attraverso un piacere che evita la vera essenza delle cose, l'idea pura mentre il disegno è la più rigorosa, la meno narcisistica delle espressioni. In pittura c'è il gran piacere di usare la materia, le famose pennellate, il grasso della pittura stessa, che mette l'artista al di fuori del recinto stretto, chiuso delle idee. Lei disse che la guerra, nella sua orrenda esteriorità, la indusse a vivere, per contrasto, appunto nel recinto più intimo, più chiuso delle sue idee. Durante la guerra io mi trovai nella condizione perfetta per diventare invisibile. L'uniforme mi toglieva ogni individualità. Io potevo vedere e osservare ogni cosa. Nessuno riusciva a vedere me, ma io potevo vedere tutti. E questa mimetizzazione, mi scusi, diventava per lei una specie di alibi? E di quale natura? La condizione migliore per osservare è quella di essere camuffato. È la ragione per la quale abito in una casa così, che non ha nessuna storia. Sono una mano che disegna e basta. Uh, queste sono diverse vite. Ecco, A è la nascita e B è la fine. Dunque, la vita ideale sarebbe di procedere col tiraline, una linea perfetta da A a B. Ma è evidente che ciò non può accadere. Prendiamo questa linea da A a B. Può succedere, è verosimile. Eh, sarebbe la biografia di un infante che muore subito dopo la nascita, cioè una cosa che non è una vita. Uh, questa, direi, è la vita, come posso dire, di una persona della religione, di una persona... Burocratica. Um, qui a caso. Eh, eh, questo è un labirinto. La vita, diciamo, di una persona tormentata e confusa. No, qui da A a B è la vita di un avaro, di una persona misera. Ma quello che volevo spiegare, spiegare, vede, è una parola detestabile che io uso malvolentieri. Ciascuno perciò potrà dare la propria interpretazione. E l'esistenza dell'artista, l'esistenza poetica che comincia sì da A, la comincia a rovescio, andando a ritroso e annusando le altre vite, entra dentro tutte le vite per la curiosità di capirle, di impersonarle. Rientra e non solo annusa questa vita, ma la interpreta anche e percorrendola ne fa una mimica, una imitazione. Esce, passa, torna a guardare per un po' quest'altra vita, poi va avanti. Visita quest'altra vita, che forse è una vita isterica, probabilmente di una persona pazza, fa un piccolo labirinto elegante, esce da questa vita e procede con una visione perfetta della sua fine, che è qui, il grande B, torna ancora indietro, fa un altro chirigoro che è come un rimpianto di dover poi rassegnarsi ad andare avanti in modo forte fino alla fine. Allora io ne deduco che la lunga giovinezza dell'artista è un po' quella di passare attraverso le vite altrui, di farsi una vita che contiene l'originalità di aver vissuto e superato quelle degli altri e dunque si fa così una vita ancora più personale, certamente più ricca. Oh, diamo un'occhiata a quest'altro disegno. una vita tormentata, un labirinto. È una linea continua che va da A e gira, gira, gira fino a B. E questo per caso è venuto così. È un minotauro, vede? Un mostro. Nell'intrico, nel groviglio, si possono vedere gli occhi. Un minotauro nel labirinto. Se lei lo crede interessante, io vorrei enunciarle la teoria del naso. Dunque, vediamo un po'. No, questo non va bene. No, questo neanche. Mi servirebbe un foglio per la teoria del naso, ah. ah, eccolo. Questo va bene. Ci vuole molto tempo per spiegarla. Eh costerà molto denaro alla televisione questo è un po il modulo di una maschera basata sul naso cioè io credo che il naso sia la parte del nostro corpo la più primitiva, la più originale privata. e privata. Gli occhi e la bocca sono già. come dire. elementi politici della faccia, mentre il naso. è rimasto un po' l'antenato della faccia, è la parte meno evoluta. Allora in questa maschera io. aspetti, la devo fare un pochino più grande. Io uso il naso come elemento veridico io faccio me stesso primitivo cioè occhiali naso occhi e bocca ecco questa è una piccola maschera dove il naso è il protagonista mi assomiglia, il simbolo stesso, ma più esemplare, più significativo del mio viso. Infatti si può costruire il proprio viso. Io l'ho fatto spesso, ma è un'operazione complicata, disegnando sul naso stesso gli occhi, il naso e la bocca e diventa un ritratto essenziale di me stesso. E... Non solo di me stesso, ma di tutti. Tutti abbiamo un naso come elemento che ci identifica. È il naso che ci rende complici di noi stessi. La misura dell'uomo è il suo naso, è un po' il nostro distintivo. E poi c'è un altro sistema di. rappresentare la faccia con una fotografia. Se lei vuole. Sì, certo. Quale vuole? Quella grande e quella piccola, suppongo. Eh. Quella grande, ecco con questa piccola qui, sì. Questa, vede, è una fotografia mia, da cui ho ritagliato la parte essenziale, cioè gli occhi con occhiali, il naso e la bocca. Ho eliminato il resto della faccia perché è la parte inutile, cioè la parte soltanto anatomica, la parte provvisoria. La cornice della faccia, che può essere una cornice qualsiasi, mentre invece questa è la vera faccia. Eccola, è questa qui. Vuole con questa? Meglio. Con l'altra. Va bene, dunque, questa è la parte storica, la parte. vera di una faccia. E io l'ho ridotta dunque ad una specie di. Essenza totemica di me stesso Tralasciando il resto che è tutta roba, sì Sì, fisiologica, biologica, anatomica La parte clinica, insomma Il senso filosofico di questo esperimento qual è? È una stenografia della faccia mm. L'ho detto prima, il risultato L'identificazione della faccia mm, Il totem della faccia Signor Steinberg, vediamo quell'altra maschera. Ah uh, uh, sì, quell'altra maschera. Dov'è? Mi volete dare per piacere la maschera che è là sopra. Dov'è? Là su. Lì Quella sopra. Quella lì. Eccola ecco, lì. Eccola lì. Ecco. Rifacciamolo. Allora. No, 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 andiamo avanti. Ecco. Questa è la maschera che mi protegge dagli altri. Infatti con questa maschera io potrei parlare nella maniera più libera e divento in un modo completamente diverso. Proviamo a tornare indietro e rifacciamo tutto da capo con la maschera. Vuole scommettere che dirò il contrario di quello che ho detto? È l'ultimo paradosso di un moralista. La maschera non come fuga, ma come emblema di ipocrisia e forse strumento di salvezza. Nella società della solitudine, Steinberg l'ha detto all'inizio, a chi nascondersi? Forse agli unici testimoni della nostra ambiguità, cioè a noi stessi.